presentato questa mattina a Palazzo di Città il progetto Pescara Sicura. Si tratta di un innovativo progetto di stratificazione e incidenza di alcol e droghe anche di nuova generazione, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Antidroga, per un totale di 350.000 euro e realizzato in collaborazione tra l'amministrazione comunale di Pescara, l'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio e ASL, in accordo con la Prefettura e le varie forze dell'ordine che operano sul territorio. Il progetto dura 12 mesi, ci sono coinvolte 31 scuole e sono coinvolti anche 13 dipartimenti universitari. Ci saranno test di controllo, 1100 test, il laboratorio mobile con 6 medici e analisti, 6 etilometri e poi una grande collaborazione stabile tra l'Università D'Annunzio, il Dipartimento di Farmatossicologia, poi l'ospedale di Pescara, la Polizia Municipale, un grande progetto di Pescara Sicura. Faremo un controllo a tappeto in città per verificare i comportamenti e gli incidenti legati a fenomeni di droga o di alcol. È un'arma in più, un progetto che mette insieme diversi attori, a partire dal comune di Pescara, chiaramente comune in capofila, che consente di sviluppare una strategia complessiva a 360 gradi per contrastare un fenomeno che crea preoccupazione dal punto di vista della sicurezza e ancora di più del disagio sociale. Sicuramente il problema della diffusione della droga non è legato alla città di Pescara, è un legato o a un certo territorio, è un problema della società moderna sul quale dobbiamo lavorare a 360 gradi, sul piano della prevenzione, sul piano del contrasto, come facciamo.